Intanto baci a casa per tutte. Chi mi conosce sa che apprezzo moltissimo l'umiltà delle persone di buon senso, mentre apprezzo sempre di meno la spocchia di certa politica o di certa sicumera intellettuale che nulla fa a prestigio della città. Cosa fa l'assessore Grasso per la città di Catania? Benissimo, io credevo di venire a leggere carte e invece no. Questo è uno strumento fondamentale del mio assessorato, perché l'assessore Grasso, quando si è reso conto che la ricchezza che abbiamo nella città di Catania viene tenuta blindata in maniera ottusa, ha cominciato a dotarsi di questo serracco, non so come si chiama in italiano, perché tutto quello che ostinatamente e barbaramente impedisce la ricchezza venga fatto saltare. Questa è una scelleratezza. Queste sono pillole. In 3 mesi di assessorato mi sono imbottita di pillole, perché la mia colite spastica è alle stelle. Io sono un assessore sanguigno. Non mi interessa la plomba assessoriale, lo lascio ai baccalà. E io ho una crociata, la mia. Slucchettiamo Catania! Ma senta adesso, parliamo di cose serie invece di queste minchiate, perché adesso l'assessore Grasso ha altre priorità. Siccome non tutti possono avere la fortuna di restare vedovi da giovani, e io questa fortuna ce l'auguro anche a lei, ora cerchiamo un fidanzato all'assessore Grasso. Tu ad esempio, anche se sei un po' bruttino, ti piaccio? Personalmente io non ho niente contro i gay, anche perché io sono una donna passionale che mi infiammo. E poi una volta ho avuto anch'io un fidanzato omolirico del sesso. Facevamo certe cose che non ci basterebbe un'enciclopedia a raccontarle. E poi gay, che lo sanno tutti, è uguale a culturale, intellettuale. Gli scavi di Pompei sono pieni di rappresentazioni pederotiche. Gli uomini erano un po' bruttini, secchi, e pensandoci anche un po' più attentamente, mi pare anche di averti visto che dove c'era il bordello sicuramente c'eri. Anche come età siamo lì, che con tutta quella chirurgia plastica non riesci a mistificare l'età che hai. Mi scusi, mi permetto un'ultima battuta. Auguri a casa per tutti ancora di buone festività. Evviva il mio serracco, ma soprattutto ora questo ricchione vi distribuirà a tutti voi signori distinti il mio numero di telefono personale. Chiamatemi, 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 che sarà il vostro assessore a domicilio.